ripassate, ripassiamo questo momento, perché ci ripassiamo lo spettacolo. Allora, iniziamo con... tu dici se va bene. Allora, quando arriviamo lì... quindi, vabbè, trovate di Mirko, bloccati, Mirko ci dà insegnamento. Ok, riprendiamo. Dopodiché... riprendete bene, fortissimi, fortissimi. Sapete cos'è quello? È un cavallo? No. No. È una lepre. Il titolo è Lo Scorpione. Questa è la camera, camerina, non si può dire, un camerone. La ciliegina sulla torre. No, mi stiamo ripassando, tu vuoi ripassare pure? Che ruffiana, sei una ruffiana clamorosa. Vabbè, allora, noi abbiamo cercato di fare un percorso musicale essenziale, no? Perché come facevamo a legarci all'Africa, e questa idea di, insomma, di scarnificare la musica, di renderla essenziale, di renderla una nota, un suono, un ritmo semplice. Ci sembrava di cogliere quello che, come dire, è la primordialità, no? La primitività della musica che accompagna l'uomo. Bordone, bordone, fallo. Subito. No, così abbiamo fatto il funerale, già come siamo prima. Dobbiamo ritornare un attimo prima. Che quando. Via, ce ne andiamo via, dai, dai, dopo. No, ma per me mi devo ripassare questo ce fatto. Via, quando... ce ne andiamo via. Via. Dopo il funerale così in piedi. Quando arriva davanti a te, ci sediamo. Bordone. Siamo già al secondo atto. Bordone. Bordone, perché io e lui facciamo sta pantomima del culo, è troppo lunga se non siamo accompagnati. Cioè. Ci sono tanti temi in questo spettacolo che dovevamo far venire fuori, quasi come, come dire, quasi gli elementi naturali della vita. Parole buttate verso l'altra persona. Quella frase. A me invece non sai che piace invece. Un coro di pianto e di squallide parole gettate verso l'alto, verso il basso. Fatelo un pochino più breve all'inizio, tu sediti più velocemente, sì. Perché sennò 3 ore. Aspetta, ma tu, visto che se noi per caso siamo lenti, sto bambino morto me lo dai subito, bambino, no, no, tamburello. No, prima. Sì, mi devo, sì, prima. Ma quando arriviamo al bambino, bambino e tamburello, sì. Come una catena di montaggio. Mi hanno detto di controllare che tu abbia il cappello, che Mimo si torna i calzini, che Mirko Menna abbia la mutanda esatta, quella che ci vuole. Vediamo e che l'addominale sia l'addominale, tenere l'addominale, panza dentro, posizione retta, panza dentro, è la fatica assoluta di questo lavoro. Tenga i due, lo tenete per la cerniera del bagno, certo. Il microfono rimane, il microfono rimane in posizione. Ma sì, vabbè, quello vabbè, vabbè. Ti pregherei di dare poi 5 minuti di tempo alla truppa e di sistemarsi in macchina. Perché dopo devono mangiare un panino, però anche come fanno i cristiani. Ti pregherei anche di non andare oltre le 7, perché è tardi. La cosa più bella, penso, è che di questo spettacolo è che si parla di AIDS, Africa, dei problemi fondamentali dell'uomo, soprattutto del nostro sguardo occidentale, su quello che ci sembra un continente così lontano, ma in realtà è tanto vicino, soprattutto quando ogni giorno ne godiamo i privilegi. Ma cosa beviamo? Prego, prego. La cosa più bella è che non si nomina mai niente di tutto ciò, né Africa, né AIDS, né... Grazie. Troppo buono, non ci fate confondere, sì, in fretta. Niente. Ascoltami, Salvatore. Ti devi alzare prima, perché io e te balliamo pochissimo, perché io devo badare. Lo so, perché però sono lì, troppo... ma tu vedi una donna con le cosce fuori, sta settata. Ma sì, così. Ma anche se attaccano un secondo, 2 secondi prima, comunque... Ecco, se tu vai con 2 calze a vedere questo spettacolo, e allora forse riesci... Scusa.
a carpire tutti, però con una sola non ce la fai, deve tornare una seconda volta. Ti prego, Salvatore, quando hai il pene, quello che sarà il pene, non me li tenere così, tienli così. No, allora non te li posso tenere parallele alle gambe. Eh no, perché mi inzuppano tutte le gambe. E chi se ne frega? Se fai un film con Coppola e ti dice che devi stare nudo, gli dici scusi maestro. Vedete invece Bertolucci, allora, c'è una scena del Novecento in cui c'è lei proprio di che la tiene così. Uno ma è quello di Robert fuori, De Niro. Ma chi ma mi ho fatto una battuta. Ma sono battute veramente terribili. Invece ti volevo dire un'altra cosa. Tu non stringerli, quegli strassi. Dacceli gocciolanti, che bello che tutta l'acqua scorre. Punto, ho detto un'altra cosa. Li tieni paralleli, per favore, non così, sì, da femmina. Sei maschio, che li... paralleli alle cose, perché quando io devo prendere il pene gigante faccio fatica, lo devo com'è avere il pene già lì gigante, indica lo dov'è? devo avere già lì. Fai i titoli di coda come non si fa un cavo. Ridi stasera, ti prego, ridi, ci sono 150 musicisti che sono lì apposta stasera a spiarvi. Orca miseria, ma è bello, scusa, io se sapessi che sono i colleghi, sono lì apposta perché cuore, diranno, scusa. Voglio vedere la, il progetto, ah, hai capito? Ridi okay, come un pazzo. Un po' così. Quando li vedi? C'è la gran casa. Oggi l'hai fatto di un secondo, come ma solo della Madonna e te lo togli. Non so come se c'è Mirkin da Ricci che mi dice. Ma Mirkin da Ricci non dice niente, te lo dico io ando. Sì, ma quando sono alla gran casa sento ma un ronzio di Mirkin. Ma non ti puoi fare, scusa, no, uno come te. No, mi sembrava giusto. Un leader come è te. È una battuta. Come se John Lennon gli dicessero non mi fare la top. Quando suoniamo forte, lo sai, ci si vede che questa vibra, cosa che vibra e si vede l'acqua vibrare. Ma perché tu non te l'hai detta a Paola? No, ma si funziona che succede una cosa là dentro che è fantastica. Ho capito, secondo ma me si fa, possiamo riprendere... dirlo a Paolo se vuole prendere dei dettagli. L'acqua. L'acqua è stato l'elemento fondamentale forse di tutto questo viaggio che abbiamo fatto nello spettacolo, perché è il leitmotiv proprio. Cioè l'acqua è, a differenza della terra, forse è quella che fluidifica, quella che unisce, quella che ci lega più di ogni altra cosa. È come se nella peste si dice mani e piedi legati tra di loro, corpi nei corpi. Ecco, forse l'acqua riesce a rendere tutto insieme, tutto legato. Vabbè ragazzi, domani è un altro giorno.